Predicato e predicativi. Già la volta scorsa abbiamo detto un po' di cose sul predicato. Ora riprendiamo il discorso, approfondiamo ancora di più e poi spieghiamo i complementi predicativi. Per quanto riguarda il predicato, c'è da dire che anzitutto, non sempre i verbi sono predicati, ci sono dei verbi che non sono predicati. Generalmente quando noi pensiamo alla parola predicato uguale verbo, no? Abbiamo questa, facciamo questa sorta di appunto di analogia. Invece, certe volte abbiamo dei verbi che non sono predicati, quindi lo studiare è talvolta un po' noioso, ripetitivo. Leggere è interessante, il troppo piangere l'aveva fatta sfiorire presto. Ecco, attenzione, il troppo piangere l'aveva fatta sfiorire presto. Il troppo piangere è infinito sostantivato, quindi fa da sostantivo, fa da soggetto semmai. Mentre invece il predicato è l'aveva fatta sfiorire presto. Chiaro? Oh. Poi ci sono, anche questa è una cosa interessante. Ci sono dei predicati che non sono espressi con un solo verbo, ma con più verbi, cioè più verbi per formare un predicato unico. Ad esempio, i verbi fraseologici, sta per arrivare, no? È in procinto di arrivare, è sul punto di arrivare. Dobbiamo analizzarlo insieme, tutto insieme, un predicato unico. Però, se noi facessimo l'analisi logica, di questa, scusate, analisi logica, predicato verbale unico. Ma se noi facessimo un'analisi grammaticale, dovremmo analizzare pezzo per pezzo. Sta per arrivare, è in procinto di arrivare, eccetera, eccetera. E quindi sono i verbi fraseologici, no? Quindi sta per arrivare, riesce ad arrivare, oppure i verbi che indicano l'inizio o la fine dell'azione. Quindi, esempio. Comincia a studiare, inizia a studiare, sta studiando, no? Per esempio, no? Il presente continuo inglese, no? Cioè, diciamo, verbo stare più gerundio, un altro tipo di fraseologico, diciamo. Sta studiando, è nel pieno dello studio, o finisce di studiare. Finisce di studiare, va analizzato insieme, è un predicato verbale unico. O comunque i verbi servili anche, i verbi servili. Non si analizzano separatamente, formano un predicato verbale unico con l'infinito che reggono. Quindi deve studiare, può studiare, vuole studiare, eccetera, vanno analizzati insieme, sono un predicato verbale unico. Avete infatti alla pagina 118 uno schema in cui vi spiega che nell'analisi grammaticale dobbiamo analizzare pezzo per pezzo, invece nell'analisi logica il fraseologico, il servile, va analizzato insieme col verbo che è retto. Bene, abbiamo quindi in sostanza predicati che non sono verbi, e l'abbiamo visto la volta scorsa, il verbo essere è copula, e lì chi predica, cioè chi dice qualcosa, è il nome del predicato. Verbi che non sono predicati, abbiamo detto questa volta gli infiniti sostantivati. E più verbi un solo predicato, che sono i verbi servili, quelli aspettuali che indicano in che fase dell'azione si trova, appunto ciò che noi stiamo dicendo, quindi se all'inizio o alla fine. I verbi che esprimono un aspetto soggettivo, sentirsela di me la sento di studiare, oppure rischiare di provare a stentare a stento a crederci. E infine i verbi cosiddetti causativi, quindi far fare, far costruire, indurre a pensare, eccetera. Bene, allora, noi abbiamo già studiato la volta scorsa il nome del predicato. Il nome del predicato c'è col verbo essere. Tuttavia ci sono dei predicativi che svolgono la stessa funzione del nome del predicato, cioè predicano loro qualcosa, dicono loro qualcosa, ma non sono col verbo essere, sono con altri verbi. Allora, il complemento predicativo. Il complemento predicativo si può trovare
Anzitutto con verbi copulativi, cioè con verbi che si comportano come verbo essere. È la cosa più logica. Se il complemento è predicativo, è molto simile al nome del predicato e quindi il verbo si può comportare come il verbo essere. Così come il complemento predicativo si comporta come il nome del predicato, così il verbo copulativo si comporta come il verbo essere, cioè in sostanza. Luigi è ingenuo e Luigi sembra ingenuo. Sembra un verbo copulativo. Cioè, la volta scorsa abbiamo fatto il discorso della copula. Abbiamo detto che, insomma, in questo caso il verbo essere non fa altro se non legare il soggetto con il nome del predicato. Il nome del predicato che dice qualcosa. Allora, il verbo copulativo è il verbo che si comporta come il verbo essere, cioè che lega semplicemente un soggetto con un predicativo, chiamiamolo stavolta così. Non lo chiamiamo nome del predicato, lo chiamiamo predicativo, la sostanza non cambia. Sono solo delle sfumature, nel senso che il verbo essere ci dice che Luigi possiede sempre questa qualità e fa parte, è una parte ontologica di sé, cioè vuol dire che lui è fatto così, è ingenuo. Invece il verbo sembrare ci dice una cosa diversa, cioè che sembra ingenuo, ma magari non lo è. Però sempre si comporta dal punto di vista dell'analisi logica allo stesso modo questo verbo. Quindi viene chiamato verbo copulativo. Invece, se noi avessimo una frase di questo tipo, Luigi torna ingenuo, non so. In questo caso, poniamo che sia lecita una frase di questo genere. In questo caso, comunque, il verbo non è copulativo, ma è predicativo. Il verbo è predicativo, cioè il verbo dice qualcosa di Luigi, cioè dice che torna, mentre il verbo essere o sembrare non predicava sostanzialmente, serviva solo per unire Luigi con l'aggettivo ingenuo. Invece in questo caso il verbo tornare predica, cioè dice qualcosa. Nei primi due casi sostanzialmente si dice una sola cosa di Luigi, mentre in questo caso si dicono due cose di Luigi, capite? Stavolta si predicano due cose di Luigi. Prima cosa si dice che è tornato, che torna, insomma, e la seconda cosa si dice che è ingenuo. Quindi come se fosse un predicativo doppio. Quindi abbiamo il verbo che è predicativo, ma questo che comunque continua a essere predicativo anche lui, perché anche lui dice qualcosa di Luigi. Capite? Allora, ricapitoliamo. Torna ingenuo, vabbè, insomma, sarebbe più corretto dire torna felice, ecco, torna contento. Torna ingenuo non ha molto senso, infatti. Se noi mettessimo felice, forse sarebbe, infatti non aveva molto senso così. Ho detto che non aveva senso. C'è persino muore felice anche in italiano, cioè come espressione. Vabbè. Ora è chiaro che nei casi di torna felice, ecco, lasciamo perdere ingenuo, quindi torna felice, muore felice, eccetera. Avete capito qual è il problema? Il problema è che si predicano due cose di Luigi. Cioè, si predica che torna o che muore, eccetera, e poi si predica che è felice. Capite? Allora, parliamo quindi adesso del complemento predicativo. Il complemento predicativo del soggetto lo si può trovare quindi sia con i verbi copulativi, sia con verbi predicativi. Cioè, sia con verbi che non predicano, ma si appoggiano solo all'aggettivo, sia con verbi che invece predicano, che rappresentano un significato, insomma. Inoltre, alcuni verbi sono abbastanza facili perché sono riconducibili a quattro categorie. Ecco, ci sono quattro categorie di verbi che hanno appunto il complemento predicativo del soggetto quando sono passivi. Ci sono
quattro categorie di... Facciamo così, ecco. Vediamo un po'. Appellativi, elettivi, appellativi, elettivi. Scriviamo sul quaderno. Estimativi ed effettivi. Quando questi sono al passivo, hanno il predicativo del soggetto. Quando invece questi verbi sono all'attivo, hanno il predicativo dell'oggetto. Colleone, perché non stai scrivendo? Forza, prendi un quaderno, scrivi. Ah, forza, sbrigati. Anche tu, netto. Questi verbi al passivo hanno il predicativo del soggetto. Ad esempio, appellativi. Sono chiamato Jerry dagli amici, non so. Quel Jerry là è un predicativo del soggetto. Gli amici mi chiamano Jerry, e invece è predicativo dell'oggetto. Gli amici chiamano me Jerry. Allora, gli amici soggetto, chiamano predicato verbale, me complemento oggetto, Jerry complemento predicativo dell'oggetto. Lo stesso avviene anche con queste altre categorie di verbi. Ad esempio, sono stato eletto rappresentante di classe, o delegato, come chiamate voi? Rappresentante. Sono stato eletto rappresentante. Bene, rappresentante è predicativo del soggetto. Invece, i compagni mi hanno eletto rappresentante. Rappresentante è predicativo dell'oggetto. Verbi estimativi. Professor Pagliara è ritenuto un ottimo insegnante. È estimativo e quindi professor Pagliara soggetto è ritenuto predicato verbale, ottimo, un ottimo insegnante, è predicativo del soggetto. Invece gli studenti ritengono il professor Pagliara un ottimo insegnante, predicativo dell'oggetto. Quindi quei verbi estimativi, così come tutte queste quattro categorie di verbi. Al passivo reggono il predicativo del soggetto, all'attivo il predicativo dell'oggetto. Ecco, bravi, scrivete gli esempi sul quaderno, ecco, bravi. E poi ci sono i verbi effettivi. Ecco, un esempio. È ritenuto un ottimo insegnante. Predicativo del soggetto. Noi riteniamo il prof Pagliara un ottimo insegnante e predicativo dell'oggetto. Quando il verbo è passivo, è ritenuto predicativo del soggetto. Noi riteniamo verbo attivo, regge predicativo dell'oggetto. È lo stesso anche con i verbi effettivi. Quel film mi ha reso terrorizzato. Mi ha reso sfiduciato, terrorizzato, mi ha reso elettrizzato, non so, mi ha reso felice, boh. Vabbè, allora, quel film mi ha reso felice, felice è predicativo dell'oggetto, invece sono stato reso felice da quel film è predicativo del soggetto. E anche i verbi effettivi al passivo reggono il predicativo del soggetto. Mentre attivo il predicativo dell'oggetto. Complementi predicativi del soggetto si trovano anche con verbi intransitivi. Sono tornato stanco dalla gita del 4 ottobre. Ah, prendete delle belle scarpe da ginnastica o scarponi, scarponcini che bisogna camminare. Torna alle 7:30. Si torna alle 7:30. È un po' lunga come gita, beh, è bellissima. Voi piace la natura, passeggiare, camminare? Ecco, preparatevi, fate un po' di preparazione atletica, ragazzi. Cioè. Camminare, camminare, cioè. Ecco, sì, esatto. Sì. È tornato stanco dalla gita. Stanco è predicativo del soggetto. Abbiamo già visto che prima il verbo
intransitivo, che non appartiene a una di queste quattro categorie, può reggere un predicativo del soggetto, eccetera. Se un verbo è intransitivo, deve essere per forza predicativo del soggetto, perché il verbo intransitivo non ha il passivo, giusto? E non ha il complemento oggetto, volevo dire. Non ha complemento oggetto, quindi non può... Con un verbo intransitivo non possono esserci predicativi dell'oggetto, ci saranno solamente predicativi del soggetto. E non ha il complemento oggetto. Per avere il predicativo del complemento oggetto, devo avere un complemento oggetto. Siccome il verbo intransitivo non ha il complemento oggetto. No, l'intransitivo ha solo la forma attiva. Però non c'entra con queste categorie. Non c'entra con queste categorie. E questo qui ha solo il predicativo del soggetto. Eh sì, per forza, perché l'intransitivo è solo attivo e non ha mai complemento oggetto. Sono verbi predicativi che, diversamente dai copulativi, funzionano anche senza complemento predicativo. Sì, questi verbi... Cioè, scusate, mentre il verbo sembrare, insomma, vuole sempre un... Capite qual è il problema? Cioè, io posso dire Luigi torna. Ma non posso dire Luigi sembra, perché Luigi sembra non predico niente di Luigi. Invece Luigi torna, dico già qualcosa di Luigi. Il discorso che facevamo prima, no? Al limite qua posso aggiungere, posso predicare ancora qualcos'altro di Luigi. Ma torna di per sé da solo, già predica, già dice qualcosa di Luigi. Invece Luigi sembra, il verbo copulativo non predica niente di Luigi. Quindi ha bisogno di un completamento e quindi di un aggettivo in questo caso. Allora, il complemento predicativo può essere detto altrimenti con la copula. Quindi, per esempio, invece di dire Luigi torna felice, possiamo dire Luigi quando torna è felice. Possiamo volgere queste frasi, oppure muore, è morto felice. Quando è morto era felice, insomma, so se mi sono... Ecco. E via discorrendo. Qui parliamo di doppia predicazione. Di fatto la doppia predicazione c'è già anche qui, no? Infatti noi diciamo predicato verbale più predicativo. Doppia predicazione, capite? Però la doppia predicazione può diventare doppia frase. Lì dobbiamo mettere un verbo essere qua per farla diventare una frase doppia proprio. I complementi predicativi certe volte sono retti da preposizione. Fino adesso abbiamo visto dei complementi predicativi senza preposizione. Quindi, in cosa consiste la difficoltà? Cioè, che non solo il soggetto e il complemento oggetto, ma anche i complementi predicativi non sono retti da preposizione. Quindi, dobbiamo stare attenti, saper distinguere quando è soggetto, quando è complemento oggetto, quando è predicativo del soggetto, quando è predicativo del complemento oggetto. Ok? Certe volte però i predicativi sono retti da preposizione. Quindi in qualità di, ad esempio, il mio vicino di casa in qualità di sindaco del paese ha partecipato alla manifestazione del 25 aprile. In qualità di sindaco del paese è un predicativo del soggetto. Quindi possono essere retti i predicativi da in qualità di, oppure come, quindi... Il mio compagno di classe, come rappresentante, ha partecipato alla riunione alle 10:15 nell'aula della riunione. Benissimo. Come rappresentante è un predicativo del soggetto. Oppure Socrate da marito era trattato molto male da sua moglie. Insomma, da marito, serve in qualità di marito. Era trattato malissimo da sua moglie, anche questo è predicativo del soggetto. Quindi possono predicare i verbi predicativi, ad esempio Luigi si dimentica dell'appuntamento, oppure nomi e aggettivi in funzione di predicato, ad esempio Luigi è smemorato, sembra smemorato, arriva smemorato. Quindi la funzione di predicare non è solo propria del verbo, ma anche, abbiamo visto,
anche del nome o dell'aggettivo. Per completare il discorso che abbiamo fatto prima sui predicativi, dobbiamo dire questo, che il complemento predicativo si riferisce al soggetto, se è complemento predicativo del soggetto, o all'oggetto, se è complemento predicativo dell'oggetto. Inoltre concorda col soggetto o con l'oggetto. Io posso esprimere la stessa cosa con un complemento di modo, ma c'è un abisso fra il complemento di modo e il complemento predicativo. Lo capite questo? Capite questa differenza? Allora, Luigi studiava con gioia. Con gioia è un complemento di modo. Luigi studiava contento. Contento è un complemento predicativo del soggetto. Dico la stessa cosa. Ma nel caso di studiava con gioia, abbiamo una specie di complemento che non è legato strettamente col soggetto, non concorda col soggetto, è un complemento di modo. Ad esempio, se dico risposero alle domande con poco tatto è complemento di modo, non è complemento predicativo. Invece risposero alle domande arrabbiati, arrabbiati è predicativo, capite? Luigi studiava contento, contento è predicativo. Quindi il predicativo concorda, in sostanza, contento è Luigi. Ma Luigi non è gioia. Posso dire che Luigi è contento, sicuramente, nel senso che è concordato con Luigi, contento. Ma gioia non è concordato con Luigi. Cioè, se dico, per esempio, risposero alle domande con poco tatto, loro risposero con poco tatto, loro non sono tatto, invece risposero arrabbiati, loro sono arrabbiati, capite? Quindi è concordato con... Avete capito la differenza fra complemento di modo e predicativo? Veloce, esatto, con velocità e di modo, e invece veloce è predicativo del soggetto, chiaro? Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.